Forti! E che altro vuoi che acciunga? Sono un cetriolo! Il 11 settembre è un fottuto complotto! Cetriolari! Cetriolari! Boom ragazzi, ospite di questa puntata Christian Jansan. La voce, posso permettermi? No. Le. Poi si incazza, 3-4 si incazza. Il voce? Il voce. Il voce, ti piace? Di solito ospiti gli youtuber dove io insegno, quando ospiti esimi colleghi io imparo. Devi anche rispettare, esatto, l'anzianità, capito? Perché io tutta la vita ho rispettato l'anzianità. Mo che toccava a me ammazzare a qualcuno, non si può fare più niente. Non si può dire più niente, non si possono alzare le mani. Christian Jansan, tutti ti conoscono come la voce di tantissimi personaggi, ma mm-hmm. Dove sei nato? A Thal, in Svizzera, provincia di San Gallo. Ma mio padre non era lì per via delle banche, diciamo. Ok, ma... Però dove sei cresciuto? Mia madre non si trovava bene e allora si era convinta che anch'io soffrissi, ma tipo a 3 mesi, a 4 mesi. E così mi ha portato in Friuli e sono cresciuto quasi fino a 5 anni a Marano Lagunare, provincia di Udine, zona del Lignano Sabbiadoro, quella laguna là. Non c'era la luce, si arrivava con i motoscafi, si accendevano i fuochi, si cucinava il pesce che avevi pescato. E la tua famiglia di dove era originaria? Mia madre è friulana. Tua madre è friulana? Mio padre è abruzzese. Quindi a casa tua che dialetto si parlava? Con mia madre si parla tuttora il veneto, quella è una comunità di parlata veneta, anche se friulana. E invece l'abruzzese l'ho imparato a scuola, immagino. Poi... anche proprio per strada, cioè cercando di impegnarmi tantissimo perché mi sentivo a disagio. Ci ho messo veramente tutto il mio corpo e il mio cuore e ho fatto la puttana, perché poi ho dovuto lavorare il triplo per togliermelo quel suono. Certo, perché poi perché era tutto un po' così, capito? Il marombolo cazzo. C'è un mio amico dell'epoca che dice che i miei primi tentativi erano "Ne marombolo cazzo!", cioè praticamente erano parole abruzzesi con suono veneto. Favoloso, era un mix pazzesco. Noi abbiamo provato a fare qualche ricerca, no? Sul tuo passato, su come hai iniziato, però non si trova niente da nessuna parte. Non è che tu sei una sorta di agente segreto, no. Uno 007 abruzzese. No, non si trova niente perché non conto un cazzo, Maurizio. Tu l'hai mai fatto 007? No, non l'ho mai fatto, credo che non lo farò mai, perché 007 è sempre molto elegante. Io sono adrenalinico, anzi negli ultimi anni ho fatto anche dei ruoli abbastanza gentili. Io sono un po' il drogato, no? Poi io non mi sono drogato mai, questo lo giuro su Dio. Io mi sono ubriacato a dei livelli importanti. Tutta la mia storia con la tossicodipendenza è inerente a 2 canne a 16 anni, la seconda attacca tachicardia a palla, stavo morendo, sono tornato a casa, lavoravo in questa radio piccola di Chiediscalo, se mi ricordo questo cazzo di cuore, chissà che mi hanno fatto fumare, non lo so. Allora sono rientrato, Sanremo c'era, no? Io all'epoca ero Nazional Popolare, e mio padre dice: "Non ci viene a vedere Sanremo, no, papà, vado a dormire". Sono andato a dormire pensando, glielo dico, mi faccio ricoverare, ma se glielo dico poi mi trita di mazzate. L'infarto poteva anche non verificarsi, le botte sì. Ok, quindi tra le due cose ho detto: "Oh, questa invece è un'incognita, vediamo succede". come E quindi mi sono addormentato e mi sono svegliato la mattina con questo ricordo terribile, tant'è vero che il giorno dopo, quando mi sono presentato in radio, solo l'odore di ste canne che si facevano il vomito, non sai quando fai indigestione di una cosa. Beh, è stato un bel deterrente, non ci ho mai più provato. Bene, no, lo dico perché poi mi hanno fatto doppiare i più grandi drogati degli ultimi 30 anni del cinema, no? Che poi magari pensava: "Ma pure lui, guardalo. Invece no. Questa è la cosa particolare. Tu ci stai dicendo però che hai iniziato quindi dalla radio. Il tuo scopo era arrivare al doppiaggio? No. Dove allora volevi andare? Ti spiego. Io ho iniziato dalla radio da 13 anni e mezzo, nel 1978. Quando ho scoperto, dopo un mesetto che sentivo una radio che si chiamava Radio Gamma, che mi piaceva molto, che stava più o meno a 1 chilometro da casa mia, il giorno dopo mi sono presentato. Una vecchia catapecchia, dentro ci stavano 3-4 mila vinili, cartoni delle uova per attutire il suono, se si andava a risparmiare, sì. Non c'erano soldi. E io lì capisco di aver incontrato il grande amore della mia vita, non sono ironico. Cioè lì ho detto: "Da questa stanza non uscirò più". Ho passato la mia estate, andavo 3-4 volte al giorno al bar a prendere i caffè e le birre per quelli più grandi, mi facevo 600 metri in discesa e 600 in salita, 1,2-4 volte al giorno, che pulivo i dischi, glieli passavo, eccetera. Succede come nei migliori film, che a un certo punto un giorno non si presenta uno e quell'altro se ne doveva andare. Allora dice: "Senti", in abruzzese me lo dice, "mo tu metti le desk, Noret, dopo arriva Patrizia, mi raccomando, non vale cazzate". Io: no, non ti preoccupare". Poi metto il primo, il secondo e il terzo, al quinto disco, me lo ricordo ancora, "Bella sarai della bottega dell'arte", gruppo romano, canzone che quell'anno andava molto d'estate, premo, abbasso il volume,
del piatto e comincio a parlare. Perché eri da solo? È un po' come dire a un bambino: oh, mi raccomando, c'è il pilota automatico, non toccare la cloche. Quindi è stato un inizio assolutamente rubato. Da lì in poi tante esperienze radiofoniche, fino al 1983, quando il proprietario di questa radio, famoso presentatore abruzzese, che si chiamava Gianfranco Valli, mi chiamò e mi disse: Cristian. Era così. Parli di merda. Se sei dell'abruzzese, devi fare un corso di dizione. Che cosa? Non capii, dizione. Però mi resi conto che forse sì, non parlavo benissimo, no? Ci stava un po' una cosa così. Però Radio Luna, che era una radio di Pescara molto seguita, trasmetteva anche trasmissioni che arrivavano appunto da Roma con degli speaker molto bravi. E quindi un po' la differenza cominciò a notarla. Per fare il corso di dizione io fui costretto a frequentare una scuola di recitazione, perché un corso di dizione non te lo faceva nessuno. Certo, ma se fai la scuola di recitazione, poi lì approfondiranno anche la dizione, perché ci tengono. Non avevo nessuna intenzione, però purtroppo, ripeto, era l'unica possibilità. Quindi mi sono presentato e sono stato per mesi, tutti i venerdì, a fare questa scuola che non mi appassionava. Ok, capito? Non mi interessava. Questa scuola è stata fondamentale per me, perché mi ha fatto capire esattamente il mondo della recitazione, come andava trattato. Cioè, se tu facevi l'esatto contrario di quello che si faceva là dentro, eri un grande attore. Ok, quindi fantastico. Perché era tutta roba. No, Maurizio. Tuo padre stasera non tornerà, capito? Io dico, ma io quando vedo Happy Days sono diversa. Io ero molto spontaneo e al saggio finale mi hanno dato anche un ruolo grosso e mi ricordo che nessuno è venuto a questo saggio. Un amico, i genitori, nessuno gliel'è importato e quindi io ancora più libero l'ho fatto da Dio. Allora là ho detto, porca puttana, ho scoperto di me una cosa che non immaginavo. Mi viene naturale recitare. Devo sfruttare sta cosa. L'alternativa era andare a lavorare. Ecco. Capisci? Il terrore. Perché io ho lavorato nelle fabbrichette di Chietiscalo, soprattutto durante l'estate, tra un anno scolastico e l'altro. Qual era il mestiere che metteva insieme le due cose? La recitazione, che non mi interessava, ma che mi riusciva bene, ma davanti a un microfono. Il doppiaggio. E così mi ci sono buttato, poi all'inizio anche con una certa voglia di dimostrare, ma in quel caso non era per la recitazione, per il cinema. Io non ero un appassionato e non lo sono ancora di cinema, di ste cose, me ne frega niente. Però sono egocentrico, narcisista. Se ne è accorto nessuno. Capito? Ah, ho detto, cazzo, non posso fare la figura di merda di essere l'ultimo qui dentro, anche perché per anni i miei ruoli sono stati uomo 1, Necro 4. E dico Necro perché sui copioni negli anni 90 c'era scritto Necro. Quindi non c'entro io. Piccoli ruoli, piccole battutine, cose. Ed è andata avanti per parecchio. Certo, ce campavo. Anche se contestualmente io per 4 anni ho lavorato in una televisione privata di Roma, tutte le notti, con personaggi come il povero Richard Benson. E io ero il suo regista, no? Capito? Ma vuol dire regia. Con una telecamera inquadrava la copertina e con un'altra inquadravo lui, no? Ti devi spaventare! E tanti altri personaggi particolari. Mi ricordo un giovanissimo che all'epoca per me era uno dei tanti ragazzi che venivano, no? Francesco Totti, sto ragazzo che non riusciva quasi a parlare, no? Siccome ero della Roma, sono una Roma. Che gli diedero questa medaglia, tipo saranno famosi, no? Perché era una trasmissione dove questo anziano conduttore dava speranza a questi ragazzi che giocavano a pallone. Sì, ma lì Totti ci avrà avuto 15-16 anni, non mi ricordo, insomma era proprio un bambino. E questa medaglia, Roberto Ciavatta si chiamava, l'ha data anche a me. Dice, questa vale per te, per la tua carriera di doppiatore. E devo dire, Ha funzionato. Ma tu prima hai nominato Radio Luna. Sì. Però Luna è anche il nome di tua figlia. Sì, che non c'entra niente con la radio. Tua figlia è una bravissima doppiatrice, è diventata una bravissima doppiatrice. Ma tu sei uno di quei padri che voleva che la figlia seguisse le orme, zero, non volevi zero. Mio amico fraterno Walter Bucciarelli, anche mio socio nell'Accademia del Doppiaggio che abbiamo da 20 anni in tante città eccetera, si accorse che mia figlia era intonata perché faceva, ma proprio tipo da bambina a 4-5 anni, 6 anni, degli spot pubblicitari, ma per divertimento. Questa ragazzina è intonata eccetera. Vabbè, poi a un certo punto alcuni miei colleghi dove cazzo stai andando? Alcuni miei colleghi, Rossella Cerbo, Simone Mori, Tiziana Varista e De Ambrosis, facevano questo corso per bambini.
Io l'ho iscritta a questo corso, lei lo ha frequentato per 4, 5, 6 mesi, non mi ricordo, quindi ci è andata tante volte. Bambina di 8 anni, funzionavano, cominciato a chiamarla loro stessi e poi e si poi è fatta strada. Iniziato, però ti dico la verità, guarda, questo te lo dico onestamente, io non l'ho mai suggerita a nessuno. E sai perché? Perché io provo imbarazzo a fare queste cose. Io non sono mai andato nella vita a chiedere raccomandazioni, le trovo frustranti. Penso che uno debba dimostrare con la capacità. Sono andato a chiedere di essere ascoltato. Cioè, vabbè, quello fa parte della prassi. Esatto, ma mai parla con quello che è amico di quello, così forse me fa fa. Mai, assolutamente. Noi facciamo lo stesso lavoro, ma c'è una cosa che secondo te sai fare solo tu? Con la voce? Che tu fai meglio degli altri. Una cosa no. Tante cose. No. Sicuramente un segno distintivo, una riconoscibilità, che in realtà nel doppiaggio non è neanche una cosa troppo positiva, eh? Sapersi mimetizzare è una grande qualità che hanno in pochi. La mia personalità e il mio modo, che io non ho mai cercato, sicuramente mi distingue da tutti gli altri della mia generazione. Poi, sì, questo esempio lo potrei fare anche con altri. Cioè, anche Massimo Lodolo è uno che sì, si riconosce per la sua particolarità, no? Ma nella mia fascia di età io credo di essere abbastanza uno diverso, non omologato. Però leviamoci un sassolino dalla scarpa. Tu hai fatto dei personaggi amati da tutti. Hai fatto Rick di Rick e Morty, Oracuni, Guardiani della Galassia, Rick di Walking Dead, personaggi amati alla follia. Però hai fatto un personaggio che è odiato da tutti. E io oggi lo voglio vendicare. Che se ci pensi, solo noi possiamo vendicare Jar Jar Binks nel mondo. Mi ne chiama Jar Jar Binks, mia qui por servirte. Quindi io vorrei che tu, con la voce di Jar Jar, mandassi a fare in tutti quelli che lo disprezzano. Beh, tu non me l'hai detta sta cosa adesso. No, perché te devo dire? Qui la devo fare. Certo. All'impronta. All'impronta. Io voleva dire che io non ho colpa se io sto sul c***o a te. Però tu ha rotto pure coglioni dopo tutto questo anno. E quindi fa cagare. E io mi dico a me, sono tanto simpatico, soprattutto ai bambini. Che poi c'ha sta accento veneto, no? Thomas. Capito? Perché l'ho rubato a quelli di Marano Lagunare, certo, no? Ti ho detto, ma come cazzo lo faccio questo? Che sembra mezzo spagnolo, no? Però mi è venuta sta cosa che avevo dentro, capito? E invece all'epoca io pensavo che avesse successo questo personaggio perché era molto carino. Invece no, sta sul cazzo perché lui, poverino, è entrato a gamba tesa dentro una saga dove la gente si fa le pippe, no? E quindi là è difficile sfondare, perché no, questo è un personaggio ridicolo, è un cartone animato, non c'entra niente con la saga, come se quelli di prima fossero... Cioè, io ho visto dei mosconi, delle cose, che pure quelli stanno sul cazzo. Perché Jar Jar sì e il moscone no? Questo lo so, devo chiedere ai fan di Star Wars. Ci sono delle teorie complottiste dei fan di Star Wars secondo le quali Jar Jar in realtà è il Sith supremo, è il cattivo di tutte quante. Adesso sono cazzate così. Non mi guarda così. Paolo! Oh, c'ho un'idea. Madonna, ragazzi, che idea. Qual è il tuo gelato preferito? Cucciolone. Però se te dici sono a casa, cosa fai? Io ce l'ho. Mi deprimo. Prendi i protein cookie di Prozis, no? Buoni. Ora qui la scatola è vuota, però se li comprate ve li mettono dentro, ve lo giuro. Poi comprate il gelato di Prozis e vi fate il vostro cucciolone homemade. Certo, potrete dire ma non ci sono le barzellette. Ve le dico io. Se voi fate questa combo del biscotto col gelato e mi mandate la foto, io vi rispondo con un audio con la barzelletta. Va bene? Codice sconto Merluz10, anche il 10% di sconto. Si sente il mare. Paolo, questo gelato ha delle interferenze. Va bene. Ma perché? Frizza. Non tutti sanno, noi lo sappiamo, molti lo sanno. Hai doppiato due personaggi della Marvel che a un certo punto si sono ritrovati in Endgame. Non solo sono lo stesso film, ma si parlano tra di loro. Cioè, c'è una scena sola. C'è una scena per dove... fortuna. Hai promesso che lo riporterai tutto intero, giusto? Sì. Ok, farò del mio meglio. Come promessa è un po' da sfigati. Immagina fosse da tutto il film. Ecco, allora non solo immagina tutto il film, immagina una stanza dove sono tutti attori tuoi e parlano tutti con la tua voce. Ma il problema poi oltretutto di questo procione è che in originale non è troppo caratterizzato. Io l'ho fatto anche in tanti episodi a cartone animato, doppiato non da Bradley Cooper ma da un altro doppiatore, e parlava un po' più così, c'era cioè più
carattere e più animale, capito? Invece sul film non c'è questa cosa, di conseguenza dici adesso come facciamo? E allora ho detto a Marco Guadagno, senti, un po' lo caratterizziamo, minimo. Quelli che lo sapevano, quindi se ne sono accorti perché lo sapevano, ma ti posso garantire che chi non lo sapeva non se ne è reso conto, perché tu vedi un essere umano, certo, oltretutto un uomo diciamo profondo, con certe problematiche, che parla con una voce tonda, e l'altro che gli risponde un po' così, e vedi un animale, ma no, perché sì, se sì, fosse sì, che i doppiatori sono al centro delle attenzioni di tutti, io sarei molto più ricco e oggi probabilmente mi intervisterebbero in America. E invece l'ho intervisto io. Non in questo posto imprecisato di Milano, capito? hai ragione, ma torniamo alla stanza con tutti i tuoi attori e tutti i tuoi personaggi. Ora immaginiamo di vedere, c'è una nave aliena sui cieli di Teramo. Perché sempre in America? Perché sempre a Tokyo? Vabbè, però Teramo hai preso proprio l'Abruzzo, capito? Sì, certo. E arriva un gruppo di supereroi abruzzesi. Ti do il copione. Oddio mio. Qui adesso non mi hai detto perché avrei bisogno degli occhiali, ma però sei stato bravo, hai scritto... Grande, il mio è scritto piccolo, però il tuo è scritto grande. Hai scritto poi grande. Quindi che come... Il primo è Occhio di Falco, che arriva... Ragazzi, abbiamo un problema gigante. Ma maledizione! Uno non può mangiarsi degli arrosticini in pace che arrivano gli alieni, dice Rocket. Esatto. Poi arriva Rick di The Walking Dead. La morte è la morte. C'è sempre stata. Che sia per un attacco di cuore, cancro o uno zombie, che differenza c'è? Poi arriva Rick Sanchez. Marty! Questi tizi sono usciti fuori di senno. Dobbiamo scappare il più presto possibile. Seguitemi. Poi arrivo io. Però tu lo vuoi in abruzzese, no? Capito? Ah no, li volevi in italiano, così come sono scritti. Ma come preferisci tu? Poi arrivi tu. Arrivo no? Io che faccio Rick, ma non possiamo lasciarli da soli, hanno bisogno di noi. Seguitemi. So come batterli, dice il dottor U. Agosso, so come si fa, capito? Non è romano questo, no? So come batterli. So sapere, non so sono. Perché senza occhiali non c'è. Vaffanculo, me lo potevi dire. Ehi, aspetta un momento. Chi ti ha messo al comando? E soprattutto dimmi, chi diavolo sei? Adattamento doppiaggese questo, chi diavolo sei? Sono il dottore, sono un signore del tempo, vengo dal pianeta Gallifrey, della costellazione di Caster Borus, no. Fermi. Io non lo so. Mi servono gli occhiali, raga, non posso fare, dai. Mi vedo un cazzo. Non me l'hai detto. Dai, lo monti. Come li doppieresti? Esatto, come li doppieresti? Oh. Giusto? Sì. Oh, un paio di occhiali! Ragazzi, abbiamo un problema gigante. Ma maledizione! Uno non può mangiarsi degli arrosticini in pace che arrivano gli alieni! La morte è la morte. C'è sempre stata. Che sia per un attacco di cuore, cancro o uno zombie, che differenza fa? Marty! Questi tizi sono usciti fuori di senno! Dobbiamo scappare il più presto possibile! Seguitemi! Rick, ma non possiamo lasciarli da soli! Hanno bisogno di noi! Seguitemi! So come batterli! Ehi, aspetta un momento! Chi ti ha messo al comando? E soprattutto, dici chi diavolo sei? Sono il dottore. Sono un signore del tempo. Vengo dal pianeta Gallifrey, della costellazione di Caster Borus. Ho 903 anni e sono l'uomo che salverà la vita a voi e altre 54.000 persone a Teramo. È un problema per te? No. In questo caso, Alonzi! Non l'avevo neanche letto prima. Ah, vabbè, ma non serve queste cose. Però vedi, hai messo insieme una serie di personaggi che quasi non mi ricordavo. Sono stato fortunato, dai. No, hai avuto dei bellissimi personaggi. Mi ha detto bene. Mi ha detto bene. Anche quando Oreste Baldini mi mise nel primo Bradley Cooper, che era... in un film intitolato Una notte da leoni, mazza, nessuno di noi avrebbe immaginato che poi quell'attore che aveva fatto delle cose neanche piccolissime, io me lo ricordo per esempio doppiato da Massimiliano Alto in un film intitolato Yes Man, quello con Jim Carrey, Jim Carrey diciamo il vero protagonista, però lui faceva tanto ma nessuno l'aveva notato. Da Una notte da leoni è esploso, e l'unico attore che ho sempre fatto negli ultimi 14 anni in 29 film. Porca miseria. Sì, l'ho fatto sempre. L'unico. Panzone, è bello essere libero, siamo vicini, non dire a nessuno, mi faccio vivo, ciao. Qui dice ciao. Come hai fatto a non capire che era di ciao? Mi è capitato anche di doppiare Johnny Depp, per dire, no? Piuttosto che un Brad Pitt. Ma l'ho fatti una, due volte, Matt Damon, soltanto su Will Hunt in Genio Ribelle, sì, per dire. Un film importantissimo che ha segnato la sua carriera in maniera profonda, però l'ho fatto lì e basta, no? Tu sei stato sempre molto sincero sugli attori che hai doppiato. Se ti piacevano, se non ti piacevano, facevano schifo, se erano bravi. Sempre secondo il
mio gusto, che non è la Bibbia, capisci? Il tuo gusto. Il mio. Ora io ti farò vedere una serie di attori che hai doppiato e tu mi dirai cosa ne pensi. Se me li ricordo. Bradley Cooper. Sì, bravo attore, non fenomeno, ma bravo. Ewan McGregor. Eclettico, strano, giusto in certi ruoli, meno in altri. Frank Grillo, che hai doppiato in Lamborghini. No, Frank Grillo l'ho doppiato almeno in otto film. Ok. E l'hanno doppiato anche altri, ha doppiato Simone Mori negli Avengers. Negli Avengers ha doppiato Simone Mori, l'ha sì. doppiato... Potevi mica fa pure lui negli Avengers, che cazzo, fai tutto tu a Marvel. No, certo. Attore operaio. Un bravo operaio. Sa mettere insieme le storie, se le produce. È un attore onesto. Onesto, sì. Questo è Andrew Lincoln. Beh, vabbè, anche questo attore modesto che ha imparato negli ultimi tempi, ma insomma, onestamente, molto di faccia, molto plastico. Oh no! Non mi ha mai trasmesso. Sappiamo cosa ne pensi. No, vabbè, non è che dico, ce ne stanno di peggiore. Guarda qua. Ma Brad Pitt. L'ho fatto una volta sola negli anni 90 in un film dove faceva un tossico, però insomma in generale mi sembra che sia un attore molto, certo, molto, molto capace, al di là della bellezza, è stato sempre a disposizione dei personaggi, anche mettendo in discussione se stesso e la sua immagine. Jordi Mollà, che hai doppiato in Riddick. Che è Riddick? Ma vabbè, dimmi un po' la trama. Riddick è film con... Se mi dici un po' la trama, è forse... un film con Vin Diesel, alieni, occhi bianchi. Zero. Non ricordo. Pensa quanto gli è rimasto. Mollac, sinceramente non... Jordi Mollà. Mollà. Non pensavo di averlo doppiato. E invece hai doppiato Jordi Mollà. Ma l'avrò fatto benissimo. È arrivato il momento che io impari da te. Tu hai doppiato alcuni personaggi che fanno parte, insomma, della storia dell'animazione. Tipo il dottor Nick Riviera dei Simpson. Con l'accento abruzzese. Con l'accento abruzzese. Ma guarda che si vede il mio vecchio paziente, signor McGreg. Ma che c'hai? Una gamba per braccio e un braccio per gamba? Negli anni 90 in alcuni episodi... Sì. È stato molto presente. Poi tu hai doppiato, vediamo se questo te lo ricordi. Cuno. Sì. Di Rambo. Sai perché me lo ricordo Cuno? Perché quando non conti un cazzo e ti danno uno che non si chiama Uomo 1 Arabo 12, okay, ma c'ha un nome e un cognome, sì che te lo ricordo. Ah, è stato il primo nome e cognome. Tra i primi, dai. Tra i primi provini vinti, mi ricordo una gioia immensa. Oggi penso che neanche andrei al provino per un ruolo del genere, ma non per Aristocrat Cuno, perché il cartone animato che proprio non si può sostenere. È dura. Capito? È dura. È stato faticoso. No, lui non tanto, perché non era total drama, per dire, no? Dove faccio un personaggio che io, mi dispiace dirlo ai ragazzi che amano questa serie, che ho sempre profondamente odiato. Oh, stavo cercando, ecco, dai, prima tu. Scusa. Ogni volta che scappavo dagli sbirri pensavo a te. Specie negli ultimi anni in cui li hanno fatti bambini. E quindi facevo tutto, capito? Che, tutti che i giorni sei, così. Si chiama Total Drama, l'isola. Ah, l'isola. Ah, sì, certo, ho ragazzi, capito. Ragazzi. A tutto reality. Ragazzi, dovrebbe, ragazzi, no? Sono veramente cose che non auguro a nessuno. Però c'è un personaggio che è il mio preferito, sì, e voglio che tu mi insegni a farlo. Proviamo. Mi insegni a fare Rick Sanchez. Allora, Rick Sanchez sta nelle mie corde, quindi mi è risultato abbastanza facile, perché l'originale non era molto distante. Lo devi... Capito? Qui, no? E poi, allora, lui ha di me una cosa, nel senso che io ho di lui. Ve la scambiate, insomma? Ce la scambiamo. Il grande cinismo. Noi siamo non siamo romantici. Ok, capito? Cinico. Sì, lo sono stato da ragazzo, poi mi hanno fatto passare la voglia della poesia. Perché chi amava la poesia, dalle parti mie a 15-16 anni, diciamo che era fortemente sospetto. E mi fermo qua. Per aiutarmi, proprio col corpo, dato che ti trasformi. Mi trasformo in un attimo, guarda. Vediamo. Trasformo. Ah, pensate qua, vi avete procurato. Ah, e vedi? Con la sparaporte. La sparaporte. Beh, dovremmo dire qualcosa, però. Dovremmo dirci. Cioè, non c'è un testo. Certo che c'è, no, il testo, che non c'è il testo. E allora, il sei testo, matto? Io te lo dico e tu. Allora, io faccio Rick. Tu fai Morti. Io adesso proverò ad alleggere più che altro. È una voce così, capisci? E io invece devo fare. Tu devi essere. Cinico. Allora, devi essere cinico e aggressivo. Aggressivo. E tu te ne sbatti dei guai del mondo, perché ce n'hai troppi tu, troppe cose da risolvere in questi universi paralleli dove tu sei anche tu in un'altra versione, quindi non ti puoi preoccupare troppo della gente e nemmeno di tuo nipote. Morti! 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 Molto aggressivo, eh? Morti! Rick! Dove sei? Sul bancone di lavoro! Sei invisibile, mi farai una pozza in faccia! Gira il cetriolo! Lo toccherò e tu mi darai
No, tu mi dirai che è un pene alieno o roba del genere. Adesso stiamo provando. Poi si fa la cosa certo. Seria. Lo toccherai, tu mi dirai che è un pene alieno o roba del genere. Gira il cetriolo, Marty. Gira il cetriolo, Marty. Gira. Non te ne pentirai, la ricompensa è enorme. Lui va molto veloce. Gira il cetriolo, Marty. Non te ne pentirai, la ricompensa è enorme. Quando si trasforma in un cetriolo, okay. Che diventa cetriolo Rick, esatto. È un po' più elegante. Elegante. Mi sono trasformato in un cetriolo. Perché è contento. Perché a vederlo a cetriolo intenerisce un po'. E mi sono trasformato in un cetriolo. Boom. Che rivelazione, un cetriolo. Cosa ne pensi? È contento. Cosa ne pensi? Ok. Cosa ne pensi? Sempre la voce così. Però. Sempre così. Mi sono trasformato in un cetriolo. Boom. Che rivelazione, un cetriolo. Cosa ne pensi? Mi sono trasformato in un cetriolo. Perché te ne stai lì a fissarmi? Mi sono trasformato in cetriolo, Marty. E? Che altro vuoi che aggiunga? Sono un cetriolo. E lui... Ah no, questo è secondo me. Che altro vuoi che aggiunga? Sono un cetriolo. Il 11 settembre è un fottuto complotto. Davvero? Che importa, Marty? Il terrorismo capita ogni giorno, ma una cosa non è mai capitata. Sono un cetriolo. Cetriolo Rick. Allora, qua è diverso, eh. Ah, ecco. Che importa, Marty? Il terrorismo capita ogni giorno, ma una cosa non è mai capitata. Sono un cetriolo. Cetriolo Rick. È molto, molto contento molto di essere un cetriolo. Siamo pronti? Ci buttiamo? Vai. Vai. Marty! Rick! Dove sei? Sul bancone di lavoro. Sei invisibile, mi farai una pozza in faccia. Gira il cetriolo. Lo toccherò e tu mi dirai che è un pene alieno o roba del genere. Gira il cetriolo, Marty. Non te ne pentirai, la ricompensa è enorme. Mi sono trasformato in cetriolo. Boom, che rivelazione, un cetriolo. Cosa ne pensi? Mi sono trasformato in cetriolo. Perché te ne stai lì a fissarmi? Mi sono trasformato in cetriolo, Marty. Che altro vuoi che aggiunga? Sono un cetriolo e l'11 settembre è un fottuto complotto. Davvero? Che importa, Marty? Il terrorismo capita ogni giorno, ma una cosa non è mai capitata. Sono un cetriolo. Cetriolo Rick. Che cetriolo Rick. Fatto a 10 righe, lui fa i turni così. Capito. Quando ti dicono: ma quanto ti sei divertito a fare quel cartone No, no, non me so divertito. Non mi diverto mai a fare cazzo di cartoni. Alla fine niente. Cazzo mi frega, sei ospite mio, fai quello che vuoi. Guarda che ora lo devi fare. Vai, fallo adesso. Marty! Brutto pezzo di merda! Vieni qua, razza di coglione del cazzo! Cree, sei bellissimo. Ti prego, resta. Non ne dubito. Coglione. Cetriolo Re! Cazzo, sei bellissimo! Beh, guarda, così poche volte.